vicolo dietro la vecchia caserma dei carabinieri. Non ci sono scale. La torre Norvanna, quindi attraversare la strada passando dalla scuola media, strada dietro, percorriamo ancora. Appunto per conoscere la storia dove sono nato, dove loro oggi stanno arricchendo anche dal punto di vista scolastico. Questi istituti ha lasciato un segno, un ricordo sicuramente anche con i genitori di e scrivere qualcosa di originale, ma lo hanno fatto con passione, con intenzione, con interesse. Io ritengo che i ragazzi, dopo uno studio così attento, ha tutto il nostro apprezzamento. E poi vi dico grazie anche perché mi avete questa bella opportunità. La possibilità data di giudicare questi quattro romanzi. Mi complimento con Rossella, vincitrice del premio. Bellissima l'idea, bellissime le descrizioni che fai nella mia giornata. Grazie a tutti. Bene, il professor Edoardo Bruno mi ha delegato a rappresentarlo e a sostituirlo. È un onore e un impegno e sono felice di essere qua. Come questi che collaborano. Il merito, il risultato finale è di uno, ma il merito va certamente a tutti. Grazie e buona continuazione del lavoro. Una pagina del mio passato in questa scuola e in questa cittadina. Ringrazio tutti coloro che mi hanno voluto qui e ringrazio soprattutto i ragazzi perché ancora una volta attraverso la scrittura si aprono mondi. Ogni scritto, poesia o prosa che sia, è una pagina dell'anima che ci consentite di conoscere, di esplorare e che è una sorta di viaggio che ci lega alle nostre esperienze universitarie. Grazie a tutti. E mi limito solamente a queste pochissime parole perché credo che oggi gli attori principali di questa importantissima giornata che è stata ripristinata sono siete tutti quanti voi, i giovani dell'istituto. Studenti del liceo classico, è stata veramente una cosa carina. Purtroppo hanno partecipato solo al calcio i ragazzi dell'Associazione Giovani San Marchetti, ma abbiamo, pur non essendo io un amante del calcio, dato il mio consenso perché l'iniziativa era veramente notevole in quanto unitamente all'esperienza di condivisione con i ragazzi dell'Istituto Tecnico Commerciale e con gli ex studenti del liceo classico era abbinata una raccolta di fondi, sia pur piccola, da destinare ai ragazzi diversamente abili, quindi all'associazione. E purtroppo è arrivata qua sotto e ha dovuto continuare.